Bardonecchia, quota 1312, sono stati percorsi 238 chilometri, mancano circa 9 chilometri alla conclusione, la tappa infatti è sulla distanza complessiva di 247 chilometri. Ora dai 1312 metri di Bardonecchia i corridori devono salire ai 2000 di Jaffreux. Hanno portato il loro attacco con estrema decisione gli spagnoli, ma hanno trovato un Merckx superiore ad ogni previsione. Ecco che ora Merckx scatta a sua volta. Attenzione, numero 48. Caldo, sta per essere raggiunto. 3 chilometri alla fine della tappa. Unica, 3 chilometri dall'arrivo. Tornanti secchi. Ecco che Merckx ha raggiunto e superato Caldos. E si porta in seconda posizione dietro Puente. Ora la situazione. Puente Merckx che ora sta sganciando anche Lopez Carril. Ma ecco che Lopez Carril si riporta sotto. E 59. Quindi è difficile che Puente possa annullare tale vantaggio. Ancora Fuente. Il 48 Caldo viene lasciato da Merckx, Lopez Carril e Panetta. 2 km fa tutto. Strada non asfaltata. Dalmasio Langarica puntualizza la situazione. Mer Panizza Lopez Carril a un minuto da Fuente. Fuente ha ora soltanto un minuto di vantaggio nei confronti di Merckx. Il 48 Caldo. Forse se Fuente avesse dato retta anche questa volta al suo direttore sportivo avrebbe potuto distanziare maggiormente Merckx. Ha voluto agire di testa propria, ha voluto attaccare da lontano e ora proprio in vista della conclusione sta esaurendo le energie. Bisognerà comunque vedere anche quante energie ha speso Merckx, mentre vedete che la maglia rosa è riuscito a staccare anche Lopez Carril, Caldos e Panizza. Ha messo su il rapportone all'inizio della salita ed ecco che l'ammiraglia si avvicina, il meccanico Colnago come avete visto è pronto con la bicicletta in spalla per intervenire in caso di foratura e su una strada del genere non ci sarebbe di che meravigliarsi. Ecco qua il meccanico pronto con una bicicletta. A questo proposito ricordiamo che il meccanico ha preparato per Merckx quest'anno ben 23 biciclette contro le 17 che gli aveva preparato l'anno scorso. Un po' di zucchero per il finale. Mentre i distacchi sono i seguenti: a 1.40 Cecimondi, a 1.55 Pettersson, a 2 Bergamo, a 2.5 Lassa, a 2.10 Diglioli, a 2.15 De Vlaeminck, a 2.20 Fabbri, a 2.30 Paolini. Ha panoramicato il cameraman su Lopez Carril e Caldos e Panizza. A 2.30 Paolini, Mitroffi e Ubrecht. 2 chilometri dall'arrivo. 2 chilometri alla conclusione. Giorgio Albani e Lelang, il tandem. Ecco qua Giorgio Albani. Stanno ormai incitando a gran voce il loro campione. Attenzione per alcune deviazioni operate lungo il percorso.
Ecco Torriani. È più lungo oggi di 9 chilometri. Per un totale di chilometri. Certamente soddisfatto il patron del giro per la piega che ha preso la sua corsa, per questa bellissima incertezza che fa di questo 55esimo Giro d'Italia uno dei più belli, uno dei più combattuti degli ultimi anni. Ora è passato Fuente al rapporto più leggero, mentre Merckx ormai incomincia a vedere la fila delle vetture che seguono il suo grande antagonista. A questo punto gioca forse un fattore determinante il morale. Fuente sente l'avversario che si avvicina, Merckx si sta galvanizzando per essere prima riuscito a contenere l'attacco di Fuente e ora essere riuscito a partire a sua volta al contrattacco. Ecco, notate che un po' di tornanti ci sono su questa salita. Si è nettamente appesantita l'azione di Fuente, ora Merckx è a soli 25 secondi dallo spagnolo. Merckx a sua volta parte. Panizza e Lopez Carrera a 45 secondi. E non è da escludere che questa tappa si concluda forse nella maniera che nessuno aveva previsto, con uno sprint fra Merckx e Fuente. A un minuto e mezzo Fuente e Gimondi. Il ritardo di Gimondi, che ora è in compagnia di Fuchs, è salito a 1:30. A 1:45 e non a 48. Ma io penso che l'acqua è caldo. Avanti le vetture, avanti, avanti, non fermarsi, non fermarlo. Ed ecco, nella scia dell'ammiraglia di Fuente, Merckx. Siamo forse al momento decisivo di questa tappa. Attendiamo il segnale dell'ultimo chilometro. Attenzione, è di Merckx, per raggiungere Fuente. Sullo sfondo lo striscione che indica l'ultimo chilometro. Eccolo. Ecco Fuente a 1 chilometro. E questo forse può essere il più brutto chilometro della sua carriera sportiva. E ora vediamo se Fuente riesce a resistere alla progressione di Merckx. Attendiamo al capo i due campioni di questa tappa.
il 94 Sparizza. Non è scattato, ha continuato nella sua progressione e Fuente perde contatto. Panizza. Merckx. La Vespa riceve di fondo l'arrivo dei corridori. La Vespa e Merckx ora vola verso il successo, più che il successo dobbiamo dire verso il trionfo. È stata un'impresa veramente eccezionale quella di Merckx. Aumenta l'andatura. Ancora Panizza. È in terza posizione Panizza. Ringraziamo Clement per tutte le notizie che ha fornito lungo l'arco della tappa. Ecco la lettura della direttore del giro. E Panizza sta raggiungendo Fuente. Ecco ormai le telecamere fisse possono inquadrare Merckx ormai in vista del traguardo. Merckx all'ultima curva mentre Fuente è stato staccato anche da Panizza. A 100 metri e sportivamente dobbiamo dire di aver vissuto oggi forse una delle più belle, delle più entusiasmanti pagine del ciclismo fra due grossi rivali, Fuente e Merckx, che hanno onorato la loro professione, hanno onorato questo sport dando vita ad una grossa, a una bellissima battaglia. Ecco Merckx che taglia il traguardo, abbiamo fatto scattare il nostro cronometro, ecco tutta la colonia belga pronta ad affiancare Merckx, a porgergli i primi complimenti, lo aiutano ed è comprensibile a sganciarsi i fermapiedi. Ed ecco Panizza che coglie un bellissimo secondo posto, secondo è Panizza a 25 secondi. Ecco intanto in fondo al rettilineo Merckx si è già rimesso in piedi, si disseta, mentre ecco che arrivano Fuente che ha avuto addirittura una sbandata, 45 secondi Fuente, 50 secondi Lopez Carril. Ed ecco ora faccia a faccia Merckx e Fuente. Fuente evita di incontrarsi con il belga, devia a sinistra mentre ora viene inquadrato Panizza, mentre sta arrivando lo svizzero Fuchs con un ritardo di un primo e 15 secondi. Ecco Josef Fuchs, lo svizzero Fuchs, ed ecco Gimondi accusa un ritardo di 1 minuto e 30. Ecco ora arrivano nell'ordine Ritter, Zilioli e Schiavon. Ritter, Zilioli e Schiavon, che sembra abbia qualche noia con i rapporti, macinava un rapporto leggerissimo, viene sostenuto Schiavon che comunque ha fatto una bella ascesa. Ecco Pettersson deve essere caduto perché ha il gomito destro insanguinato. Siamo a 2 minuti. Ecco che arriva
un altro spagnolo. Abbiamo superato i 2 minuti, a 2 minuti e 15 si classifica Miguel Maria Lassa, ecco qua, poi Bevlaminck, Lascano, poi Bitossi e Bergamo a 2 primi e 25 secondi. Molto bene anche Bevlaminck in questa ascesa. Ecco che arriva Motta in questo momento. Motta 2.40. Poi ecco che arriva Fabbri. Ecco qua, vedete Fabbri, il vincitore di una tappa. Alle spalle di Fabbri c'è Paolini, pronto, vedete correre Martini per coprire. Ora c'è un fuggi-fuggi generale, tutti i direttori sportivi impegnati a loro volta in una grossa corsa per portare delle coperte, delle tute ai corridori che arrivano letteralmente stravolti. Ecco, ora vedete Tony Ubrecht, dopo Ubrecht c'è un altro spagnolo. Siamo ora a 2 minuti e 25, ecco che arriva Galdós. Galdós che aveva lanciato l'attacco, che aveva aiutato ecco, è arrivato anche Palmamion, poi ecco Giuliani. Intanto vediamo che sul podio è già salito Panizza, il bravo Panizza, che verrà successivamente intervistato. Visto quello che è successo oggi, lo Stelvio che cosa potrà dire? Ma Merse è sempre Merse, gli spagnoli devono stare attenti perché Merse è sempre Merse. E Panizza? Ma io mi auguro di finire nei primi 5 giri d'Italia e basta. Complimenti a Vladimiro Panizza, il migliore degli italiani nella tappa di oggi. Complimenti anche, intanto vedete sul teleschermo, a Di Merse che cambia la maglia rosa, mette la nuova maglia rosa oggi, dopo aver vinto anche la tappa. Complimenti anche, dicevamo, a Silvano Schiavon per il suo ottimo piazzamento. Schiavon è giunto nono nella gara di tappa. Ecco, intanto che si sta ancora procedendo alla consueta cerimonia di premiazione. Avete visto Panizza che è andato accanto a Merckx, che riceve ora i consueti complimenti del vincitore. Dicevamo di Schiavon, ottima la sua prova. Che cosa stava succedendo di dietro mentre davanti c'era la lotta fra Fuente e Merckx? Beh, io ho faticato parecchio sul sestriere, anzi mi sono staccato e sono rientrato poi in discesa. C'era del vento e la corsa è stata parecchio tirata, specie nel finale. All'inizio non molto, però gli ultimi 100 km sono andati fortissimi, c'è stata bagarre sul vento contrario, ho faticato parecchio. Poi invece mi sono difeso più o meglio sulla salita finale. Rompiamo un attimo Schiavon perché c'è Merckx che deve per andare a fare il giro d'onore. Merckx, abbiamo visto una impresa fantastica quella di oggi. Qual è il suo commento? Ma era molto duro oggi e oggi era un po' ancora la corsa di spagnolo perché la corsa era sempre rallentato e poi siamo arrivati alla salita del sestriere e sono scappati di spagnolo e io a freddo così è sempre difficile, però dopo è andato meglio e c'è il concorso di Schumacher che oggi ha fatto una benissima corsa e così ho potuto respirare un po'. Sono arrivato poi alla salita qua di Baronetto con 1:15 di ritardo e pensavo che era molto difficile ancora riprendere Fuente perché lui è specifico scalatore, però è calato lui nell'ultima salita, io sono sempre andato regolare e così sono rientrato su Fuente a 1 chilometro dalla cima e poi è rimasto là e l'ho passato. Secondo lei l'attacco di Fuente sferrato sul sestriere è stato intempestivo, cioè troppo prematuro? Ma troppo prematuro sì, perché hanno lanciato un po' presto, hanno lanciato loro la corsa, per me era meglio perché se aspettavo l'ultima salita era peggio per me. Ecco, probabilmente se Fuente avesse avuto un po' di pazienza, se Fuente avesse aspettato la salita di Bardonecchia, forse almeno avrebbe vinto la tappa, non diciamo che avrebbe guadagnato granché, ma almeno la tappa l'avrebbe vinta. Beh, non deve aspettare perché è 250 km e poi dopo 200 km Fuente non è più lo stesso che dopo 50 km e io oggi
pensavo comunque di fare qualcosa qua sulla salita di Bernecca, perché dopo 250 km è sempre un po' anche una corsa per me, insomma. E poi anche volevo anche guadagnare oggi un po', perché ricordo di un grande amico, Giacotto, che domani porta il fiore sulla sua tomba. Che differenza c'è stata praticamente fra la tappa del Blockhouse e quella di oggi, a parte la distanza che senz'altro ha giocato a suo favore? C'è la distanza e poi il spagnolo era meno preparato all'inizio del giro, perché aveva fatto la vuelta, però adesso la seconda parte noi siamo la condizione migliore e loro non hanno più migliorato la condizione, e quella è la differenza, mi pare. Giro finito? No, giro è finito, non è finito, perché sul Stelvio sono ancora molto duro e credo che bisogna sempre, la corsa era finita a Milano e non prima. Grazie. E dal vincitore allo sconfitto? Ecco qua, Fuente, che cosa ha detto Fuente a Merckx adesso? Pues la enhorabuena, porque esto es una carrera deportiva y no una guerra, o sea que por esto no va a pasar nada, en fin, quiero decir que no nos vamos a liar a palos. Ecco, ha detto, questa è una corsa ciclistica, non una guerra, dobbiamo batterci lealmente. Senta, Merckx ha dichiarato che se lei avesse attaccato su quest'ultima salita senza partire da lontano, con ogni probabilità lei avrebbe vinto. Posiblemente que así hubiera ocurrido. Lo que ocurre es que en la salita de Sestrere ha pasado un momento malo, yo he atacado unas cuantas veces y hasta que me he largado. El motivo de el atacar en la escuadra de la CAS es ni más ni menos que resulta que todos los capitanos de las escuadras aquí en Italia se estila llevar empujando siempre. Entonces, claro, si se sube despacio, llegan con mucha más fuerza que tú a la ensalita. Entonces yo he mandado a mis compañeros de equipo que atacasen. Prácticamente han sido 80 kilómetros que solamente la CAS ha atacado, siempre. Siempre la CAS, siempre la CAS. Así es que el pelotón se ha estirado y luego Mer ha pasado por un momento malo. Yo estaba bien y con Carril y Galdos en cabeza, unos 300 metros empalmado con ellos. Carril ha tenido un momento malo y se ha quedado, si no se habría quedado, es posible que hubiésemos arribado, o sea, yo primero aquí a la cima de San Ferrao. De todos modos, no es ninguna deshonra el haber hecho tercero detrás de Mer y de Panisa. Mer es el mejor corredor del mundo y yo creo que es un honor más cuando él en la caza ha participado con otros 15 corredores, según tengo entendido. O sea que considero para mí un triunfo el haber hecho tercero, porque aunque me haya rebasado en los últimos 800 metros y me haya sacado no sé el tiempo que será, pero pues, repito, no tengo ninguna desilusión. Dunque, cerchiamo di riassumere questa mitragliata di Fuente, che dimostra di essere ancora in gran forma nonostante l'arrampicata. Allora, Fuente ha detto che temeva di favorire i corridori italiani, i capitani italiani, mantenendo il gruppo compatto, cioè temeva che i capitani delle squadre italiane, avendo vicino molti gregari, potessero essere spinti sulla salita. Per questo Fuente ha attaccato a fondo per fare gruppo, per fare selezione, per costringerli a rimanere solo. Ha poi mandato all'attacco i suoi, Lopez, Carril e Galdos, perché aveva visto che Merckx stava attraversando un brutto momento. Ha detto Fuente, se Lopez Carril avesse tenuto un po' di più anziché cedere, con ogni probabilità noi avremmo vinto. Comunque, sono parole di Fuente, considero per me un trionfo essere arrivato terzo alle spalle del più grande campione del mondo, del più grande corridore di questo periodo, vale dire Eddie Merckx, e considero un trionfo della mia squadra essere riuscito a portare ben 10 corridori nelle prime posizioni in questa durissima tappa, nella quale abbiamo dimostrato, anche se battuti, di essere una grande formazione. 5 minuti, sentivamo che il collega della televisione spagnola le diceva, questo le può servire d'esperienza, mantenere più calma, mantenere più energie per il finale. Comunque il giro non è finito, sono parole del telecronista spagnolo, il giro non è finito, 5 minuti sono tanti, ma non è detto che il giro non debba cambiare sulla salita dello Stelvio. Lei è della stessa opinione? Io credo che il giro ha iniziato oggi. E
finito oggi? No, è iniziato. Ha incominciato. Poi ha incominciato. Si è visto chiaramente che oggi ha cominciato il giro, perché è la etapa che più distanze ha avuto. Sempre quando una etapa si rueda forte, sempre hay estas diferencias. Siempre cuando se va despacio, suele llegar en grupo. Es normal. Yo soy de la opinión de que el Giro ha empezado hoy. O sea que faltan unas 5 o 6 etapas que tienen mucho que decir. Yo no me estoy muy desanimado ni... Ce ne siamo accorti, ha detto, non sono assolutamente smontato. Ce ne siamo accorti perché ha veramente un morale da vincitore. Antes me sacaba Mer 3, cerca 4 minutos, 55, y ahora, no sé, hacia 5 minutos me da tanto igual. Porque lo cierto es que si hoy la cima es en Sestrere o en Sestrere tiene 10 kilómetros más, yo creo que habría llegado sobre Mer con 5 minutos a esa cima. Ocurre que él ha llevado ventaja en la bajada porque le iba mejor y ha habido aire de contra. Eran más ciclistas que nosotros, eran 15 nosotros dos, lógicamente ellos llevan ventaja. De todos modos, pues repito que Mer es el mejor corredor actualmente que existe y no es ninguna deshonra hacer detrás de él. Tante grazie, non fa tragedie. Fuente ha detto che se il Sestriere fosse stato più lungo, avesse avuto 10 km in più, Merckx, che sul Sestriere era in crisi, avrebbe avuto un tale distacco che non sarebbe riuscito a recuperare. Sono parole di Fuente, il Giro incomincia oggi. Abbiamo visto che nonostante la batosta, Fuente ha detto di essere ancora con il morale alle stelle. Auguriamoci che battaglie come quella che abbiamo assistito oggi riusciremo a vederle anche in futuro. Allora, complimenti Fuente. Yo quiero dar unas palabras de satisfacción para todo el público italiano, ya que a lo largo de todo el recorrido y durante lo que llevamos de Giro de Italia, he visto que gozo de una gran simpatía y que el público italiano me quiere mucho. Yo le prometo que le haré buenas cosas durante estas próximas etapas, si es que me encuentro con la ora, todo el equipo CAS. Una bella dichiarazione da parte di Fuente. Lotterò anche per gli sportivi italiani, in quanto che mi sono accorto che gli sportivi italiani hanno fatto molto il tifo per me, hanno dimostrato molta simpatia per me, pertanto cercherò di dare nuove soddisfazioni, cercherò di attaccare ancora per dare soddisfazioni non solo al mio direttore sportivo, agli spagnoli, alla mia squadra, ma anche ai tifosi italiani. Grazie Fuente. Sentiamo ora anche il parere di Dalmassio Langarica sulla tappa di Fuente. Bueno, yo pienso que Fuente es batido por la su inexperiencia, por su ardor combativo, pero por los corredores del Giro no. Ecco, Langarica ha detto, io penso che Fuente sia stato battuto dalla sua inesperienza, dal suo coraggio, ma non dai corridori del Giro. Eso es así porque la tappa esta estaba prevista de que él estaría quieto en el grupo hasta la última subida. Doveva rimanere tranquillo, quieto nel gruppo sino all'ultima salita. All'ultima salita. Entonces Sastrerie, él estaba inquieto, nervioso, atacado y ha sido demasiado pronto. Era però troppo nervoso, voleva attaccare, attaccato troppo prima del previsto. Sì, demasiado pronto. Ma lei ritiene che Fuente abbia ancora le energie, abbia ancora il morale, sinceramente, per attaccare anche in futuro? Pues yo creo que tiene energías, tiene moral y yo pienso que el Giro no está completamente definido. Grazie. Dalmassio Langarica ha detto, credo che Fuente abbia ancora energie e morale per attaccare e che il Giro non è ancora finito. Grazie Langarica. E ora sentiamo un po' Adorni, un po' il punto della situazione. Innanzitutto sentiamo da Adorni qualcosa su Gimondi. Lei non ce l'ha voluto portare su, ha fatto bene in quanto che deve ritornare subito, ma non è possibile prevedere qualche fermata per i corridori perché si riscaldino, si rifocillino dopo una fatica del genere, rimandarli subito a casa così? Direi che ci sono 5-6 km di discesa ed è meglio che vadano in albergo dove trovano tutto l'occorrente necessario. Di Gimondi oggi potrei dire che è andato forse meglio nell'ultima salita che sul Sestriere, che si era staccato e poi è rientrato e sull'ultima ha lottato molto bene, è arrivato sesto, è stato uno dei migliori.
della corsa, del punto, della situazione, vorrei dire che Merckx ha già il giro in tasca, non solo in tasca per il fatto che ha dato un po' di distacco a Fuente, è riuscito a vincere, anche perché moralmente ha superato un po' il trauma spagnolo, diciamo che lui aveva molto paura di questa fase, di questa salita, e direi che ha vinto perché è un grandissimo campione e ha vinto perché è diventato anche un vecchio esperto, un vecchio marpione che caratterizza tutti i grossi corridori tipo Merckx. Quando Fuente è scattato sul Sestrier, Merckx non se n'è preoccupato, anzi ha lottato, ha cercato di contenere il vantaggio, poi nella discesa ha cambiato la ruota regolarmente senza paura, ha atteso tutto il gruppo dietro dove aveva qualche gregario, e nel pezzo da in fondo alla discesa del Sestrier arrivare a Bardonecchia ha fatto lavorare tutta la squadra e lui se n'è rimasto pacifico, beato, lì diciamo nelle prime posizioni senza mai preoccuparsi del vantaggio, no? Direi che l'unica cosa forse negativa degli spagnoli di Fuente è l'ardore con cui hanno combattuto, perché se Fuente avesse atteso la salita finale avrebbe preso sicuramente un paio di minuti a Merckx, e invece si è consumato più nella discesa del Sestrier e nella pianura ad arrivare a Bardonecchia, e logicamente invece di vincere ha perso una battaglia, comunque ha perso una battaglia, non la guerra, il giro non è finito, abbiamo ancora lo Stelvio, abbiamo altre salite, e direi che se gli spagnoli fanno quello che hanno fatto oggi perlomeno vedremo un bel giro, anche se in fondo è un giro straniero, non è italiano. Grazie Adorni, ed ecco la classifica finale di questa tappa e la nuova classifica generale. La 14esima tappa del 55esimo Giro d'Italia Savona-Bardonecchia Jaffrau di 256 km è stata vinta dal campione del mondo Eddy Merckx, che ha coperto i 256 km del tracciato comprendente tre Gran Premi della Montagna e praticamente il Valico di Gadibona, il Gran Premio del Sestriere 2033 e il Gran Premio della Montagna di Jaffrau 2000 metri arrivo in salita. In 8 ore, 8 minuti e 7 secondi alla media di chilometri 31.468. Secondo Vladimiro Panizza a 26 secondi, terzo Fuente a 47 secondi, quarto Lopez Carril a 1 primo e 17 secondi, quinto Josef Fuchs, Svizzera, a 1 primo e 29 secondi, sesto Gimondi a 1 primo e 38, settimo Ritter a 1 primo e 39. Con ritardi maggiori seguono all'ottavo posto Zilioli, al nono Schiavon, al decimo Josta Pettersson, all'undicesimo Lascano, al dodicesimo De Vlaeminck, al tredicesimo Bitossi, al quattordicesimo Bergamo, quindicesimo Motta, sedicesimo Fabbri, diciassettesimo Paolini. Per le prime posizioni la nuova classifica vede Eddy Merckx sempre più validamente in maglia rosa, Josta Pettersson è sempre secondo con un ritardo di 3 minuti e 26 secondi, terzo è Fuente a 4 minuti e 46 secondi, quarto è Gimondi, primo degli italiani, a 7 minuti e 56 secondi, quinto De Vlaeminck a 8 minuti e 56 secondi. Questa la nuova classifica per le primissime posizioni dopo la tappa di Bardonecchia Jaffrau, che ha confermato la supremazia in testa alla classifica del campione del mondo Eddy Merckx, protagonista di un magistrale ultimo chilometro che lo ha portato a vincere la tappa ed aumentare il vantaggio sui suoi avversari. Domani il Giro d'Italia riposa, è il secondo dei due riposi previsti in questa 55esima edizione della Corsa Rosa. Riposo per domani e dopodomani si ricomincia con la fase finale, il circuito di Parabiago, una tappa non molto impegnativa di 168 chilometri interamente pianeggiante. E poi avrà inizio la fase conclusiva, quella che culminerà nelle tappe di Livigno, nell'etappa della Cima Coppi dello Stelvio e nell'ultima frazione a cronometro, il circuito di arco di 18 km. Appuntamento perciò a dopodomani da Parabiago per la 15esima tappa. Gentili telespettatori, a voi tutti buon pomeriggio.